uno studente russo ha ucciso due persone, ferito un agente di polizia e preso in ostaggio 24 suoi compagni prima di arrendersi in un liceo a nord di Mosca. Sergei Gordiev, 15 anni, armato di due fucili, ha aggredito un agente all'ingresso, poi si è diretto verso l'aula di biologia e ha ucciso il suo insegnante di geografia. All'arrivo della polizia ha ricominciato a sparare, colpendo due agenti. Uno è rimasto ucciso. Seguivamo la lezione di russo quando è entrato in classe il vicepreside. Ci ha detto di rimanere in classe e restare seduti. Successivamente ci hanno portato fuori. Alla domanda dei giornalisti, la giovane spiega di aver sentito sparare due colpi. Sergei voleva diplomarsi con il massimo dei voti, ma l'insegnante di geografia non lo avrebbe aiutato a conquistare questo risultato. Decine di genitori sono accorsi all'esterno dell'edificio. Una madre ha letto di fronte alle telecamere il messaggio inviatole dalla figlia nel momento dell'assalto. Mamma Gordiev ha un fucile, siamo a scuola, sta sparando. Salvami, non è uno scherzo. Le ho inviato un messaggio dicendole di chiamare la polizia e lei ha risposto, non venire, è spaventoso. È stato il padre del ragazzo a convincere il figlio ad arrendersi. Il blitz della polizia russa, che ha attivato un meccanismo di allarme immediato dopo Beslan, è stato rapidissimo.